Avevamo pensato con Luca di organizzare questo incontro, visto appunto l'onore e un po' l'emozione che ci prende con questa chance di fare una chiacchierata con Gio, ma soprattutto di porgli delle domande. Avendo un'ora, avevamo pensato che io e Luca dovremmo parlare 7-8 minuti e 52 Gio Baffa. Per fortuna in qualche modo non hanno testato. Volevo soltanto dargli un'immagine in qualche modo di chi è quest'autore attraverso la copertina di questo libro importante, appunto, La vita è un'altra storia, in cui, come vedete, è un po' come vedete meglio qua, c'è un cappello da mago, da prestigiatore, al cui interno c'è un libro, il cui libro è lo stesso rappresentato sulla copertina. E quindi si crea questo gioco, questa mise in abismo, questo gioco di specchio, di storie, dentro storie, dentro storie. Però la cosa più importante è che a contenere tutte queste storie ci sia appunto questo cappello da prestigiatore, da magician. E da lì, secondo me, nasce veramente in qualche modo, da questo contenitore, da questo contenuto, nasce in qualche modo l'emozione, la faccia della magia della scrittura di John Barth, che nasce allo stesso tempo però in un preciso momento storico, del quale probabilmente Luca parlerà in un momento con Mr. Barth, che sono appunto della fine degli anni 50, poi degli anni 60 e degli anni 70, un momento molto particolare per la narrativa, un momento molto particolare per la narrativa americana ed un momento al tempo stesso forse magico e rivoluzionario. Invito Luca a continuare. Sì, io in realtà vorrei, così smaltisco anche l'emozione nella circostanza, vorrei partire proprio dal libro, o meglio, vorrei partire dall'introduzione che John Barth ha scritto per questo libro, e che anche questo, la storia di queste storie, richiama anche il cappello da mago di cui ci parlava Mattia. E mi ha molto colpito il richiamo proprio agli anni 60, e dirò proprio brevissimamente perché, quindi leggendo dall'introduzione di John Barth, quindi a pagina 6 per chi ha il libro, proprio inizio pagina, questa dimensione dei ruggenti anni 60, un decennio alquanto in linea alla rivoluzione, durante il quale si cominciò anche a sentir parlare di morte del romanzo e di morte dell'autore, a ipotizzare che fu alla fine della letteratura stampa per mano della televisione e di altri diversivi elettronici, e ciò ben prima dell'avvento dell'internet. Poi si va avanti e si entra nel vivo, e fra le cose, entrando nel vivo, viene rievocato anche in questa introduzione Italo Calvino, l'incontro con Italo Calvino, di cui John Barth ci ha parlato leggendo proprio poco fa. Allora, una questione che mi veniva in mente è proprio il rapporto che noi viviamo un po' tutti ancora adesso, nonostante tutti gli anni che si sono accumulati, ormai davvero tanti, viviamo ancora un po' tutti nel mito degli anni 60 e degli anni 60 americani, e siamo però un po' abituati a vedere questo mito degli anni 60 un po' da un altro lato, no? Che è quello appunto della contestazione, che è quello che in realtà poi tendiamo noi a ricollegare a fenomeni che letterariamente precedono e di molto gli anni 60, vedi la Big Generation e via dicendo. In realtà mi colpisce molto che invece in questa introduzione ci si collochi dentro questi anni 60 e si colloca dentro gli anni 60 un'esperienza che ha a che fare poi con una serie di discorsi che noi abbiamo poi vissuto, che sono i discorsi sulla morte del romanzo, sulla crisi del romanzo, sul bisogno di reinventare il romanzo. E dentro questi anni 60 c'è anche, insomma, diciamo da questa parola, la parola ovviamente è postmoderna. Noi sappiamo che questa è la definizione che è stata data della narrativa di John Barth e di molti suoi colleghi come Robert Cooper, come William Gass, come Thomas Pynchon, e sappiamo che però insomma, il postmoderno, soprattutto qui in Italia, ha vissuto da questo punto di vista una vita un po' complicata. Cioè è stato sempre ritenuto un movimento quantomeno ambiguo, non è mai stato totalmente identificato con una posizione che era invece una posizione di forte opposizione, se vogliamo, a un sistema. Ecco, è sempre stato un po' identificato invece, in alcuni casi addirittura si sono usati termini come neoconservatorismo e via dicendo. Allora vorrei proprio che Barth ci parlasse dei suoi anni 60 e di cosa è stato per lui vivere gli anni 60 e perché questa narrativa è narrativa a pieno degli anni 60, perché credo sia un aspetto importante e non banale rispetto alla percezione che invece se ne ha avuta in Italia. Yes.
distinguish between, remember that my first publications were in the 1950s, which was a rather conformist decade, and I thought that my own first novels were somewhat unconventional, given the conventionality of the 1950s. It's quite true that in the, and of course by the 1960s, especially in France, but also in the United States, people were talking about the death of the author, the death of the novel, the death of this, the death of that. It was a kind of cheerful thing, because if it's all dying, then you can start over, you can reinvent it. You know? And so, go ahead. Yeah, I have one question. Sì, intanto vorrei cominciare con dire che in realtà i miei primi romanzi risalgono al decennio precedente, cioè quello degli anni 50, che era un decennio senz'altro più conformista. Le mie prime opere sono anticonformiste, leggermente, quantomeno, insomma, credo, in parte anticonvenzionali rispetto alle convenzioni letterarie generali di quell'epoca. Poi senz'altro nel 1960, dal 1960 in poi, negli anni 60, in Francia, in Europa e non solo, si è cominciato a parlare molto da quel momento in poi della morte dell'autore, della morte del romanzo, della morte di un sacco di cose, ma con un senso di allegria, diciamo, perché la morte del romanzo, dell'autore o quello che fosse, la morte di certe istituzioni tradizionali significava anche la possibilità di nuova vita, di ricominciare da capo. One of the pleasures of writing fiction is that one doesn't know what one is going to do next. And I happen to be half of a set of twins. I have a twin sister who died last year. And a critic long ago remarked that my novels tend to come in pairs. My first two novels were short and rather realistic. My next two novels were very long and rather irrealistic, fantastic. My next two books after that were short stories and novellas and so forth. One doesn't want to keep doing the same thing, and I don't ever know what's coming next. It's part of the pleasure is the low-grade suspense of wondering what the next book will be, if, when you get to be my age, if there is a next book, indeed. Parte del piacere della scrittura è senz'altro quello di non sapere che cosa si farà da lì a poco. Io ho una sorella gemella, morta lo scorso anno, e qualcuno ha fatto notare che i miei romanzi tendono effettivamente, le mie opere, tendono anch'esse a una certa gemellarità, cioè a essere simili a due a due. I miei primi due romanzi erano brevi, abbastanza realistici, i secondi due erano molto più lunghi e assolutamente meno legati al realismo. I due successivi ancora erano libri di racconti o di novelle, e così via. Cioè, in un certo senso è vero che uno tende sempre, uno scrittore non vuole mai rifare la stessa cosa, e per me una parte del piacere dello scrivere sta proprio in quella leggera suspense del non conoscere già quello che andrò a fare. E ovviamente, arrivato alla metà, non so neanche se scriverò il mio prossimo libro, ma comunque diciamo che non sono sicuro di che cosa sarà il mio prossimo libro.